La mafia. Fin dall'85 abbiamo visto questo episodio drammatico che ha distrutto una famiglia. Ancora oggi però siamo dietro a questioni di mafia, magari non più violenta in questo modo, ma le inchieste di Mafia Capitale la dicono lunga ancora. Sono cambiate le cose, nel senso che l'organizzazione mafiosa più importante o più forte non è più Cosa Nostra siciliana, ma è l'Ndrangheta calabrese. Poi ci sono una serie di organizzazioni di stampo delinquenziale che utilizzano dei metodi mafiosi. Dal punto di vista della perversione però delle organizzazioni criminali, la situazione è sicuramente peggiorata rispetto al passato. Quella che Leonardo Sciascia chiamava la linea della palma si è alzata notevolmente, è la dimostrazione, ma lo vedete anche nella vostra regione, dell'infiltrazione, della presenza totale di clan di origine calabrese. Certo. E secondo lei il futuro come... che futuro ci aspetta? Cioè lo Stato riuscirà a reagire, le istituzioni riusciranno ad arginare questa... perché insomma le ultime inchieste sono veramente inquietanti. È difficile che lo Stato faccia la guerra a se stesso, però è vero che il clima tra i cittadini sta cambiando. Molto di quello che è accaduto in Sicilia, dove Cosa Nostra è tuttora forte, ma meno forte di allora, è dovuta alla nascita di una coscienza civica del movimento antimafia, con tutti i suoi limiti, che ha segnato e ha provocato la crescita nella popolazione di una coscienza che è utile quanto l'inchiesta per sconfiggere questi fenomeni. Per altro tipo di fenomeni, parliamo della corruzione, che è un fenomeno endemico in questo paese, io vedo una grande novità. Un presidente come Mattarella, che ha la corruzione come al centro dei suoi temi, è un papa come Papa Francesco. Non perché con le parole si cambia il mondo, ma perché con le parole di persone che per molti sono esempio, si crea una coscienza civica poco a poco diversa.